I bambini possono avere l'esordio della malattia del diabete in maniera improvvisa. Ci può essere la poliuria, vuol dire che urinano di più, i bambini possono bere di più, richiedono più acqua e di notte fanno pipì, quindi enuresi notturna. Questi sono i segni iniziali del diabete. Poi se non ci si accorge subito si possono avere dei segni più seri, più gravi. Ora, l'esordio del diabete nell'età pediatrica implica un impegno di tutta la famiglia, non solo quindi del genitore ma anche di tutto il contorno, compresa la scuola e compresi per esempio le comunità sportive dove i bambini sono. Avere il diabete in realtà prima dei 10 anni di vita vuol dire che purtroppo c'è un'aspettativa di vita ridotta. Oh, questa è la brutta notizia, però c'è anche una bella notizia, che se a 45 anni una persona col diabete arriva senza complicanze, l'aspettativa di vita in realtà è uguale a quella di uno che non ha il diabete. Quindi è molto importante il controllo metabolico, in particolare nei primi anni di vita. Telemedicina, la tecnologia sono un grande supporto per i bambini, per le famiglie, perché ci permettono di vivere in tranquillità e senza i rischi delle complicanze acute che si possono incontrare durante il percorso. I maestri di scuola sono anche delle sentinelle che possono aiutarci, sono quelli che possono intercettare i segni precoci, possono dare un grande aiuto per intercettare precocemente e poi inviarli ai pediatri, che fanno il secondo step per approfondire e verificare se è il caso poi di demandarli all'endocrinologia pediatrica del Salesi. Può aiutare l'inserimento, perché purtroppo non è facile né per il bambino scoprire di avere questa malattia, ma neanche per i familiari. E quindi il ruolo dell'insegnante, della scuola, di far sentire questo bambino come tutti gli altri, di integrarlo, è molto importante. L'ultima analisi è anche la salute orale, che è importante, non va trascurata, per evitare poi delle complicazioni in futuro. Inizialmente non è facile per nessuno, perché il genitore dice: ma proprio mio figlio, perché? E quindi non è facile, e soprattutto non si sa come muoversi inizialmente. Poi dopo però fortunatamente il nostro sistema sanitario ha una buona organizzazione, quindi la malattia attualmente è gestita egregiamente. Sicuramente si possono potenziare i servizi come lo psicologo. Non deve essere visto come un motivo di invalidità, ma una malattia che, se presa per tempo e gestita bene, può dare un'aspettativa di vita come qualsiasi altra persona e ti può permettere di fare veramente tutto. Io ho un pool di pazienti pediatrici, quindi età 0-14 anni, e tra questi ci sono anche diversi pazienti con problema di diabete. Nel corso degli anni, poi dopo, man mano che queste patologie si presentano, poi passano all'adulto, però diciamo l'approccio, soprattutto col diabete tipo 1, spesso è in carico a noi. La fase iniziale è quella più dura, perché l'accettazione di una patologia cronica come il diabete non è facile. Per esempio, io ho una famiglia in cui il babbo è già diabetico, lui addirittura è stato lui il primo che si è reso conto che il bambino poteva avere un problema serio. Quindi, ripeto, l'accettazione a volte è difficile da parte di famiglie che non hanno mai avuto questo problema, in nessuno della famiglia.